Entra in chiesa, si avvicina ad un seminarista e minacciandolo di sfasciare la chiesa e provando a colpirlo al volto con un pugno, pretende che gli consegni 50 euro e non era la prima volta. Marco Cosenza, 42enne di Fasano, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Fasano in flagranza di reato ed è finito in manette con l'accusa di tentata estorsione. L'episodio che ha portato all'arresto dell'uomo si è verificato nella serata di ieri nella chiesa Santa Maria delle Salette a Fasano. Cosenza è entrato in chiesa, si è avvicinato ad un seminarista e ha preteso un aiuto economico di 50 euro. Il denaro sarebbe servito ad acquistare delle sostanze stupefacenti. L'uomo avrebbe minacciato il seminarista dicendo che se non gli avesse consegnato il denaro avrebbe sfasciato la chiesa. In più avrebbe anche tentato di colpirlo con un pugno al volto. Sul posto sono però intervenuti i carabinieri di Fasano, chiamati dagli altri parrocchiani presenti in chiesa. I militari dell'arma hanno bloccato il 42enne dopo aver assistito alle minacce dello stesso. Da quanto appreso poi dai carabinieri, l'episodio di estorsione non era il primo. Il seminarista in un'altra occasione aveva già dato allo stesso uomo 20 euro. L'arrestato, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, è stato sottoposto al regime di arresti domiciliari, come deciso dall'autorità giudiziaria.